I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Every day, appetite for the night, yeah, it. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Every day, appetite for the night, yeah, it. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Every day, appetite for the night, yeah, it. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Nella puntata di oggi, come nasce una stella? Come si concretizza un sogno fatto di suoni, passioni e tanta buona volontà? Una chiacchierata artistica con Liaminio. La cellulite è il problema più democratico che ci sia? 9 donne su 10 ne sono colpite. Incontro con un medico estetico per conoscere i rimedi e i trattamenti di prevenzione. Massimiliano Ballarò propone ai telespettatori di Gallery un tipico piatto della tradizione siciliana rivisitato in chiave moderna, rotolo di spigola ai profumi della colimbetra. Roberta Di Stefano è il talento di oggi, è giovanissima, soltanto 12 anni e viene da Favara. Al pubblico di Gallery propone una cover dal titolo Distratto. Ritorna furor di popolo la tanto attesa pagina dedicata alla bellezza. Oggi a Gallery Miss Maggia Agrigento Flash 2013 Melania Bonvissuto. Benvenuti nella nostra Gallery, signore e signori, bentrovati nuovamente a questo appuntamento settimanale di TVA Televideo Agrigento. Continuiamo insieme questo percorso attraverso le numerose sfaccettature della nostra società. Partiremo dalla musica, ma tratteremo anche di bellezza, costume, medicina, società e conosceremo il talent di questa puntata. Tante le email pervenute alla nostra redazione e tantissimi gli like, mi piace per intenderci, sulla nostra pagina ufficiale su Facebook. La vedete qui in sovraimpressione all'indirizzo www.facebook.com/page/gallery, con la quale, ve lo ricordo, potrete interagire direttamente con noi. Partiamo dunque con questa nuova e ricca puntata di Gallery e tutte le novità che ci aspettano. Signore e signori, benvenuti a Gallery! Apriamo questa nuova puntata di Gallery con un sogno e soprattutto sul come concretizzarlo. Le luci della ribalta sono da sempre un desiderio fortemente voluto da tanti giovani che sfidano ogni tipo di resistenza, difficoltà per ciò in cui credono. Ma come si costruisce un talento che non sia solo una meteora? Cosa c'è dietro un artista che è riuscito ad affermarsi? Oggi ospite a Gallery Liaminio, direttrice della rinomata Accademia Palladium di Favara, una vera e propria fucina di talenti. Vediamo! Come nasce una popstar e come si realizza un sogno fatto di musica, passione e talento? Oggi siamo all'Accademia Palladium di Favara per incontrare Liaminio, la direttrice di questa rinomata scuola di musica e non solo. Ecco, qui vediamo alcuni dei ragazzi che hanno avuto la possibilità di partecipare a delle note trasmissioni televisive, tra queste Ti lascio una canzone ed Io canto. Scendiamo dunque nell'Accademia Palladium per incontrare Liaminio. Andiamo! E andiamo proprio a vedere dov'è Liaminio per conoscere i segreti e per capire come funziona un talent show, comunque come si prova a realizzare questo sogno. Ecco, signore e signori, a Gallery Liaminio. Grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione. Ecco Lia, entriamo subito nel vivo. Realizzare un sogno è difficile, provarci è difficile, ma ci vuole una testa dura e tanta voglia di farcela. Ecco, quanto tempo ci vuole? Cosa ci vuole per scoprire prima di investire su un talento? Allora, non è facile scoprirlo. Allora, io non scopro i talenti, sembra banale, però dice li creo, tra virgolette, nel senso che quando vengono da me vengono bambini che hanno voglia di imparare a cantare, anche se hanno problemi di intonazione. Poi naturalmente con l'aiuto mio, con la mia esperienza, con la mia tecnica, col mio metodo, riusciamo a portare questi bambini a grandi livelli. E da lì poi è tutta una crescita artistica.
Tu che ovviamente oltre ad essere un insegnante di canto sei una musicista, sei una cantante, ecco, quando hai scoperto la passione per la musica e quando è nato in te lo spirito di abnegazione, quindi di spiegazione verso i ragazzi? Ma la passione mia credo che veramente è nata da piccolissima, io veramente l'età proprio in erba. Ero sempre la prima a fare tutti i teatrini, tutte le scuole, a stare lì sui banchi, sulle sedie, a fare sempre le mie recite. Poi piccolissima cominciai a studiare la chitarra, che è il mio strumento, diciamo, dove con la chitarra io tutte le feste, tutte le scambagnate la portavo a scuola. Il preside spesso, il mio preside, il professor Ortugno, io ho fatto l'istituto d'arte, mi rimproverava sempre perché arrivavo sempre con la mia bella chitarra e per la ricreazione era sempre una grande festa. Diciamo, l'unica cosa è che non c'erano grandi strutture, ecco, per poter studiare io in quel periodo, non stiamo parlando di chissà quanti anni, però diciamo non è come adesso che magari in Sicilia ci sono tante bellissime strutture oltre alla mia, ma ci stanno nascendo tante belle accademie. E allora veramente ho dovuto faticare per poter studiare, perché io veramente poi sono dovuta andare via, ecco. Sono andata a Firenze e da lì poi mi sono specializzata in canto e in musicoterapia. E siamo nella sala canto, il tuo regno. Questo è il mio regno. Dove proprio si respira aria di musica, spettacolo, riflettori ed anche pedane luminose, quindi proprio un ragazzo che viene qui a studiare, diciamo che già ha la proiezione di quello che potrebbe essere l'impatto sul palcoscenico. Sì. Ecco, vedo qui curato ogni minimo dettaglio che rende già l'idea di quello che è il palcoscenico. Ecco, com'è nata, diciamo, questa voglia di portare il palcoscenico dentro la scuola di canto? Dentro, deve essere tutto un tema, no? E i bambini devono già respirare l'aria dello spettacolo, l'aria dei riflettori, l'aria della luce. Tu mi insegni che nello spettacolo ci sono tante pagliette, lustrini, e già un bambino che magari arriva, no, con la sua timidezza si comincia ad abituare un po' all'idea, che poi è anche difficile. All'inizio fanno fatica a salire su queste pedane, poi fanno fatica a scendere. No, sappiamo qualcosa noi. E quindi l'idea è nata, io poi ho cercato di creare un po' il mio ambiente con i miei colori. Io amo tanto il cristallo, tutto ciò che brilla, forse perché il cristallo mi dà senso di serenità, di tranquillità. E il fatto di stare tante ore chiuse nella mia stanza, ho bisogno che sia circondata di oggetti che mi fanno star bene, che mi piacciono, se no non potrei stare 5 ore chiuse in questa stanza. Ecco, se io chiedo, parlo con gli amici o ti lascio una canzone, io canto The Win Reese, amici, ecco, cosa viene in mente al mio, diciamo, di tanti anni fa, ecco, guardando adesso oggi quello che sei riuscito a realizzare? Ma sai, io devo tantissimo a questi formati televisivi, perché sono stati protagonisti tanti allievi miei in tutto, in totale, tra Ti Lascio, Io Canto, di Winnie Reese e anche Amici. Loredana è stata una delle mie primissime allieve, quindi vederla lì, perché lei è grandiosa, e devo dire mi hanno dato tanto, e quindi diciamo in totale 18 bambini sono stati scelti, 18 ragazzi in totale. Ecco, cosa ti ha lasciato questa esperienza, che ovviamente magari non hai vissuto come protagonista sul palco, ma comunque lo eri perché seguivi i tuoi ragazzi, quindi emotivamente, soprattutto anche a livello di preparazione artistica, il lavoro c'è ed è ingente. Ecco. Il lavoro c'è, perché quando ti danno i brani che tu partecipi ai format, magari i bambini ritornano durante la settimana, no? Per poi ritornare, naturalmente la produzione ti dà i brani da studiare, perché arrivano lì direttamente, poi provano con l'orchestra. E già di sapere di preparare i brani qui nello studio, poi lo stesso brano, rivederlo magari o io lì presente all'Ariston e ai vari studi, o vederla da casa mentre mi mangiavo la pizza, devo dire essendo una grande certo, emozione. Certo, poi magari vederli da qui a Favara, poi vederli in diretta su Rai 1. Guarda, no. Sì, non dirmi che ci scappa sempre la lacrimuccia. È abbastanza, sì, emozionante. È molto. Progetti futuri per l'Accademia Palladium e gli amici. Allora, abbiamo un progetto bellissimo a giugno, non posso svelare nulla, però sarai uno dei primi a saperlo. Faremo qualcosa di importante, bello, e poi ci saranno altre cose, poi molto probabilmente faremo, visto che c'è tanta crisi, riprenderemo il nostro tour estivo.
Bene, quindi i ragazzi torneranno di nuovo nelle piazze a esibirsi e quindi sì, ulteriore contatto con il pubblico siciliano, sì, quindi sempre per mantenere vivo questo, questo contatto col pubblico che è, come sappiamo, è fondamentale per un artista che comunque voglia mantenere viva la propria passione. Ecco Lia, noi ti abbiamo introdotto, ti ho presentato ai telespettatori di Gallery sulla ricetta su come preparare un talento e come nasce una pop star. Ecco, oggi abbiamo capito che comunque il talento, se c'è, è innato, però va aiutato e fortificato con la tecnica. Ma il talento per Lia Mignon cos'è? Ma il talento che cos'è? Non c'è andiamo sullo specifico. Ognuno di noi credo che abbiamo veramente un talento, anche cioè, io ti conosco, tu sei un artista, sei talentoso, ma tutti i bambini hanno talenti. Cioè, per parlare di talento non dobbiamo parlare solo del talento del canto, magari i bambini possono essere generalizzato, perché dico che ogni bambino, ogni ragazza, se abbiamo ognuno, come dicevo, sono portato a fare delle cose, magari sono bravo a fare il calciatore anziché cantare o viceversa, ognuno di noi. Il talento è un dono da Dio, e sono veramente, poi con l'aiuto di un insegnante e tutto, magari che ti aiuta a tirar fuori questa voglia di fare, di creare, di qualsiasi genere, credo che il talento è questo, è un dono. I ragazzi confondono la passione per una passione, quale può essere la musica, la danza, la ginnastica, qualsiasi cosa, con il successo, che sono cose diverse. Ecco, spesso e volentieri c'è questo errore, infatti magari vedendo anche i profili di amici, X Factor, si vede proprio questo, che c'è gente che va lì per avere la telecamera puntata e non per esibirsi e cantare. E questo è comunque un messaggio che va sottolineato. Tu ti avverti che sei lì, guarda la televisione, tu vedi che è un ragazzo che è andato lì solo per farsi vedere o perché sta lì a guardare la telecamera anziché di fare una bellissima esibizione e cantare in una determinata maniera. Sì, questo sì, c'è la voglia, io avverto questo, la voglia di arrivare nei giovani, di tutto e subito, non hanno la pazienza, non vogliono fare sacrifici, studiare, vogliono tutto e subito, e questo purtroppo si ripercuote, perché cioè, come in tutte le cose bisogna studiare, bisogna studiare, non puoi lì ad avventurarti a fare le cose. Sì, ci può essere colpo di fortuna, cioè quello non ha fatto niente, è diventato famoso. Bene, però se c'è uno studio dietro è ancora molto più importante. Poi che arriva il successo, che ben venga, ma se il successo non arriva, questo non deve essere la fine del mondo, per dire beh, allora io mi metto in un angolo e sarò una persona che starò male per tutta la vita. Magari tu spenderai il tuo dono, la tua passione in altre cose, non sei diventato una pop star, ma puoi diventare un bravo insegnante, puoi fare corsi, puoi fare tantissime altre cose. Ecco, magari per i giovani che ci stanno guardando, che magari sono reduci da una delusione, che magari non credono più nella musica, ecco, cosa ti senti di dire a loro in particolare? Ma io lo dico spesso, questo parte in televisione, magari un po' mi allievo i ragazzi che incontro così per strada, dico allora, se tu hai questa, la tua vera passione, quella del canto, l'arte in genere, e non riesci ad arrivare, ecco, quel grande successo, questo non deve essere un momento di abbattimento, di non faccio, bisogna insistere, bisogna studiare, e poi prima o poi qualcosa riuscirete a fare, ecco. Benissimo, è stato davvero un piacere essere qui con Lia Mignon, come sempre noi le nostre lunghe chiacchierate che facciamo anche al di fuori dalla televisione, oggi l'abbiamo fatta qui anche perché avevo il piacere veramente di raccontare la tua storia e quello che sei riuscita a portare qui ad Agrigento. Ringrazio a nome di Gallery della nostra produzione la tua partecipazione e mi auguro di averti nuovamente ospite a Gallery. Con grande piacere, Cristian. Un saluto. Ciao. Alla prossima. Ciao. E passiamo adesso alla pagina dedicata alla medicina. La cellulite è un problema molto democratico perché colpisce 9 donne su 10, sia le magre che quelle meno magre. Resiste alle diete, agli esercizi, a molti trattamenti, ma qualcosa può essere fatto per arginarla e fermarla. Cerchiamo di conoscere a fondo cos'è la cellulite e scoprirne le cause, i possibili rimedi e i modi per prevenirla, le tecniche professionali, perché no, per eliminarla.
Loredana Messana ha incontrato un medico estetico che ci ha spiegato come risolvere questa patologia. Vediamo! Pelle a buccia d'arancia, lipodistrofia, cellulite, ritenzione idrica, questi modi più usati per definire quegli inestetismi di cosce e glutei che affliggono l'85% delle donne. Ma è possibile risolvere queste patologie? Lo chiediamo ad un medico estetico, la dottoressa Rosa Palermo. Dunque, dottoressa, da cosa è provocata la cellulite? La cellulite, considerata solo ed esclusivamente un problema di natura estetico, è in realtà una patologia e si tratta in effetti di un'alterazione del tessuto connettivo, con ipertrofia infatti del connettivo e degli adipociti, quindi del tessuto adiposo. Viene definita clinicamente panniculopatia ed ematofibrosclerotica e rappresenta sicuramente l'inestetismo più combattuto negli studi di medicina estetica. È una degenerazione che nasce da un'alterazione, quindi da un disturbo della circolazione, e come tale va prevenuta e combattuta. Si manifesta in particolari età critiche, cosiddette critiche della donna, quali per esempio l'adolescenza, la gravidanza, la menopausa. E inoltre ancora anche un'alimentazione scorretta, infatti anche se la dieta non riesce a risolvere un problema di cellulite, sicuramente un'alimentazione sbilanciata, nel senso di un eccesso e quindi ipercalorica, piccante, sregolata, può fare comparire o può fare aggravare una cellulite già presente. Esistono diversi tipi di cellulite, come interviene il medico estetico? Allora sì, esistono diversi tipi di cellulite. Innanzitutto dobbiamo ricordare che esiste una cellulite compatta, cosiddetta perché si manifesta, il tessuto si manifesta appunto duro, compatto, con la presenza di una pelle a buccia d'arancio o cosiddetta materasso. Interessa soprattutto le donne più giovani, con una muscolatura presente, si localizza soprattutto a livello della zona trocanterica, quindi la zona esterna delle cosce, i glutei e ancora le braccia e la nuca. Un altro tipo di cellulite è la cellulite cosiddetta molle o edematosa. È una cellulite che interessa soprattutto le giovani donne con una muscolatura flaccida e si localizza soprattutto all'interno delle cosce e all'interno delle braccia. Massimiliano Ballarò, eccellenza della cucina siciliana, da un anno e mezzo cucina a Parigi in un rinomato ristorante sugli Champs-Élysées. Lo chef favarese Ballarò, nella capitale della moda e designer, fa cucina tradizionale siciliana, rivisitata però in chiave moderna. Il piatto che presenta oggi in esclusiva per Gallery è rotolo di spigola ai profumi della colimbetra. Seguiamo i particolari con Claudia Caci. Bentrovati a questa nuova puntata di Gallery. Oggi siamo in compagnia dello chef favarese Massimiliano Ballarò. E dopo aver lavorato per le più importanti cucine dell'Agrigentino da un anno e mezzo, si trova a Parigi e lavora in un ristorante che si trova in una delle vie più prestigiose. Sì, grazie Claudia. Mi trovo a Parigi da un anno e mezzo. Facciamo cucina, diciamo, italiana e anche nel mio forte la cucina siciliana. Oggi andremo a preparare un piatto semplicissimo e genuino. Lo faremo con diciamo dei prodotti che possiamo trovare anche a casa, non da andarli a trovare specificamente. Un rotolo di orata ai profumi della colimbetra. Sì, infatti, presenteremo un rotolo di orata. Ho scelto il tema ai profumi della colimbetra, diciamo, per richiamare i prodotti del nostro giardino della Valle dei Templi. Quindi, in occasionalità anche della nostra stagione, troviamo degli asparagi, dei carciofi, che sono prodotti che troviamo oggigiorno durante la nostra stagione, delle fave. Poi diciamo delle erbe aromatiche che troviamo nei nostri giardini, del finocchietto, dell'amenda,
dei pistacchi, delle mandorle, insomma un buon piatto che andremo a spiegare ai nostri amici che ci seguono da casa. Iniziamo con la lavorazione, il pezzo principale del piatto dunque è l'orata. Prima di andare a sfilettare la nostra orata andiamo ad abbinare, il nostro rotolo di orata andrà poggiato sopra un lettino di verdurine di stagione pastellate accompagnata da una confettura di cipolle con mandarino, cedro, pinole, uva passa, diciamo per richiamare un po' questo contrasto agrodolce che è tipico della nostra zona, e in più lo accompagneremo con un culli di macco di fave, un piatto veramente famoso. Allora, andiamo a preparare il nostro famoso piatto. Praticamente dobbiamo trovare una cipolletta fresca delle nostre parti e andarla a tagliare grossolanamente per andare a fare la nostra base delle fave. Iniziamo dunque con il procedimento per cuocere il macco di fave. Sì, è un macco di fave semplicissimo. In una casseruola semplicemente versare un filo d'olio extravergine d'oliva, andiamo ad aggiungere la nostra cipolletta tritata, uno spicchio d'aglio intero, e in più lo andiamo ad aromatizzare con del finocchietto selvatico e dei semi di cardamomo per dare, diciamo, questo odore di selvaggio delle nostre zone, delle nostre campagne. Tutto a crudo? No, tutto a crudo no, andiamo prima di tutto a mettere la nostra pentola sul fuoco, andare a rosolare l'aglio e la cipolla a fuoco dolce, leggermente. La pentola è sul fuoco, l'olio inizia a riscaldarsi, andiamo ad aggiungere quindi la cipolla, l'aglio, il finocchietto. Allora, innanzitutto andiamo a mettere la nostra cipolletta e l'aglio tritato e andare a far soffriggere a fuoco dolce, da far andare a rosolare. L'aglio in un secondo momento andrà tolto oppure? Lo portiamo a cottura, tanto a fuoco dolce non lo bruceremo. Quando, diciamo, la cipolletta comincia a rosolare senza farla bruciare, andiamo a mettere le nostre favette. Prosegue la cottura, adesso cosa andrai ad aggiungere? Allora, io preferisco aggiungere dell'acqua per sfumare, ma volendo si può aggiungere del vino bianco secco o del brodo vegetale. Chi aggiunge la camomilla è uguale, l'importante è dare sapore al nostro macco di fave. Quindi io lo vado a sfumare con dell'acqua al naturale e andiamo ad aggiungere del finocchietto selvatico spezzettato grossolanamente, tanto andrà tutto alla fine frullato poi passato a colino. Oltre al nostro finocchietto, io come avevo detto prima, aggiungiamo dei semi di cardamomo per dare, diciamo, quel sapore un po' selvaggio delle nostre zone. Quindi andremo tutto a cuocere. Cuocerà per quanto tempo? Sì, daremo un 15-20 minuti. Ovviamente gli amici che ci seguono da casa, per far sì che la fava sia cotta, basta solamente assaggiare. Se è cotta al nostro palato, significa che è già pronta. Passiamo alla seconda fase della ricetta. Sì, infatti, andremo ad abbinare al nostro rotolo di orata, oltre al culli di macco di fave, prepareremo una confettura di cipolle aromatizzata al nero d'avola con pinoli, uva passa, e in più mettiamo a confit del cedro e del mandarino, così che al nostro palato, diciamo, risulti un gusto davvero speciale. Allora, innanzitutto andiamo a tagliare la nostra cipolla, la dividiamo in due parti. Andiamo a tagliarla finemente per lungo. Iniziamo adesso a cuocere la cipolla su una base di... Allora, andiamo a mettere un bel filo d'olio d'extravergine d'oliva e andremo a metterla sopra il fuoco con l'equivalente di un cucchiaio di zucchero. Quindi andiamo a caramellare il nostro olio e il nostro zucchero. E ripeto agli amici che ci seguono da casa, sempre a fuoco dolce per far sì che non si bruci la cipolla. Quindi andremo a cuocere la nostra cipolla a fuoco bassissimo. Mettere tutto a freddo nella nostra casseruola e andremo a metterla sopra il fuoco. Il fatto di inserire il vino in tre volte favorisce la colorazione della cipolla? Certo, la nostra cipolla da bianca la troveremo rossa con il colore del vino. Quindi nel frattempo evapora il vino, aggiungiamo un'altra volta il nostro
quantitativo. Andrei a tagliare la melanzana, qual è il taglio che adopererai? Questo è il taglio che andremo a fare al nostro carciofo. Prenderai solo il cuore dunque? Certo. Questi ortaggi hanno tutti dei tagli differenti, andranno a dare un'armonia particolare al piatto. Sì, abbiamo preparato i nostri asparagi, il nostro scalogno, la melanzana, la zucchina, i carciofi. Diciamo che sono dei prodotti di primissima qualità, quindi tenerissimi, andremo a friggerli delicatamente, non per troppo tempo, anche perché già il prodotto risulta delicato di per sé. Perché hai separato il tuorlo dall'albume? Allora, vi spiego subito perché. Perché con il nostro tuorlo andremo ad elaborare la nostra pastella per le verdure, con il nostro albume andremo a fare una piccola emulsione di albume ed olio extravergine d'oliva per andare a creare il nostro collagene per far attaccare al nostro pesce la mandorla e il pistacchio tritato. Perché vado ad aggiungere l'olio? Per far ben sì che la nostra emulsione risulti leggera, non zappia troppo di uovo. E come ben sappiamo, il nostro olio è un grasso naturale, in cottura si scioglie, va via e resterà solo una patina del nostro uovo che andrà ad attaccare nel nostro pesce con la granella di mandorla e pistacchio. Adesso andrai a lavorare il pezzo principale del piatto, l'orata. Andremo ad elaborare il nostro pesce e andremo delicatamente a ricavare due bei filetti di orata. Qual è il metodo esatto per sfilettare un pesce? Allora, per sfilettare un pesce innanzitutto dobbiamo essere capaci e se non siamo capaci bisogna apprendere. Bisogna fare un taglio in diagonale del nostro pesce da separare la branchia, l'ala e la testa. Andremo ad incidere la nostra orata con un piccolo coltello delicatamente. Andremo a pescare la colonna vertebrale. La fase successiva quale sarà? Allora, abbiamo la nostra emulsione, il nostro filetto. Andremo a prendere delle mandorle e dei pistacchi e andiamo a schiacciarli grossolanamente. E con l'aiuto di un pennello andiamo a spennellare il nostro filetto di orata. Praticamente andremo a far attaccare la nostra granella. Andremo a girare il nostro rotolo. Il rotolo di pesce è pronto? Sì. Adesso? Abbiamo il nostro rotolino pronto. Come ben vedete abbiamo fatto attaccare la nostra granella di pistacchi e mandorle nel nostro rotolino di orata. Andiamo ad ungere leggermente la nostra teglia. Andiamo a posizionare il nostro filetto di orata, mi raccomando prima di infornarlo di salarlo e peparlo. Come profumo andiamo a mettere un rametto di rosmarino così poggiato all'interno. Andremo a cuocerlo al forno 170-175 gradi per 5-6 minuti circa. Il prossimo procedimento qual è, Massimiliano? Andremo a preparare la nostra pastella, andiamo ad aggiungere il nostro tuorlo in una batesse e andremo a recuperare anche l'emulsione con l'albume che avevamo preparato precedentemente. Condire con sale e pepe. Andremo a mettere le nostre verdurine. Andiamo a mischiare tutto. E aggiungiamo leggermente un pizzico di farina, non tanto. Qual è il tipo di farina che adoperi per fare la pastella? Usiamo una farina leggera, 00, possiamo utilizzare anche una farina forte, di rimacinata. Non preoccupatevi, diciamo, se l'impasto vi risulta troppo attaccato, ovviamente sul nostro olio bollente andremo a far scivolare le nostre verdurine poco alla volta. La cottura del macco è completata? Sì, allora abbiamo raggiunto la cottura delle nostre fave, le abbiamo passate con il mixer o il frullatore ad immersione e le abbiamo passate a chinois in un colino o in una garza in modo da ottenere, diciamo, il nostro coulis omogeneo.
Anche per la cipolla abbiamo concluso la cottura? Sì, allora abbiamo versato l'ultima parte del nostro vino, ecco, la nostra cipolla con V deve risultare caramellata e ben lucida, non troppo oleosa, quindi andremo a toglierla pure questa dal fuoco per andarla a mettere nel nostro piatto. Hai messo un tegame con dell'olio sopra? Sì. Quale olio hai adoperato? Olio di semi bifrazionato e andremo a appoggiare delicatamente, senza bruciarci, le nostre verdurine. Ma quando ci accorgiamo se l'olio è pronto per la frittura o meno? Basta mettere una verdurina, se comincia a friggere il nostro olio è pronto. La cottura è terminata? Sì, giusto il tempo che abbiamo il nostro olio caldo, ecco, come vedete abbiamo le nostre verdurine pastellate leggermente. Se vogliamo che risultino ancora più croccante, bisogna farle cuocere altri 30-40 secondi in più. Il prossimo elemento che andrai ad adagiare sul piatto qual è? Allora, abbiamo messo la nostra marmellatina di cipolle rosse, prendiamo le nostre verdurine e delicatamente le andiamo ad adagiare formando un piccolo cespuglietto, così, ecco qua. Sopra il nostro cespuglietto andiamo ad appoggiare il nostro rotolino di orata, ovviamente versiamo un goccio di olio, i nostri asparagi. Concludiamo il piatto con il macco di fave. Sì, allora prendiamo un cucchiaio, andremo a metterlo lateralmente nel nostro filetto di orata. Il piatto è pronto? Sì, allora il nostro piatto è pronto per essere portato a tavola, quindi che dire, grazie e buon appetito. Apriamo adesso la pagina dedicata ai talenti, il Gallery Talent. Conosciamo Roberta Di Stefano, una giovanissima ragazza di Favara di appena 12 anni che propone al pubblico di Gallery una cover di Francesca Michelin intitolata Distratto. Ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male. Ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, che se non sempre distratto. Conosciamo adesso la talent di questa puntata. Per quanto riguarda Gallery, come sapete, abbiamo aperto questa novità della nostra trasmissione che è dedicata al talento a 360 gradi. Oggi ci occupiamo di musica e lo facciamo con una giovanissima promessa della musica italiana. Parliamo di Roberta Di Stefano, sei di Favara, hai appena 12 anni, ecco, sei giovanissima. Quando è nata in te la passione per la musica? Diciamo, io ho iniziato a cantare già, a canticchiare già da piccola, poi invece ho iniziato a frequentare la scuola di canto 3 anni fa circa. Quali sono le canzoni che più delle altre ti piacciono? Boh, mi piacciono un po' tutte, però tipo quelle che ho studiato io, invece Dimmi Come di Alexia, oppure anche Distratto di Francesca Michelin, Il mare d'inverno di Loredana Bertè, mi piacciono un po' tutte. Hai già cantato, ti sei esibita già in palcoscenici davanti al del pubblico, non so, magari durante l'estate hai fatto dei concorsi canori. Che esperienze hai avuto fino adesso? Ricordiamo sempre che a 12 anni è che è piccolissima, questo va sottolineato. Io ho frequentato concorsi canori in estate e diciamo ho frequentato questi concorsi, sono provinciali, e come programmi in inverno solo alcuni pochi.
Ecco, ovviamente parliamo di giovani promesse della musica italiana che però devono studiare. È giusto che il talento c'è, ma questo va rinforzato con la tecnica. Tu studi in una scuola di canto, ecco, qual è la tua scuola di canto e da quanto tempo studi? La mia scuola di canto è Palladium, diretta da Liaminio, e frequento questa scuola circa tre anni fa, quindi più o meno quando avevo 10 anni. Ecco, quindi adesso per i telespettatori di Gallery vediamo il video realizzato da questa giovane ragazza di Favara, presentalo tu, ecco, ai nostri telespettatori di Gallery. È Distratto di Francesca Michelin. Benissimo, guardiamo. Ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male, ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, che se non più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente lo stesso, se non fa rumore l'anima, e quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. Avresti voluto vedermi scivolare via, fuori dalle tue mani, che fantasia, fuori dalla tua vita, ma mi hai preso soltanto in giro. Questo era il video di Roberta Di Stefano, come detto una ragazza davvero con tanto talento. Abbiamo visto il video della sua cover Distratto di Francesca Michelin. Che dire, davvero tanti in bocca al lupo per il tuo futuro artistico e speriamo che anche attraverso lo studio tu possa riuscire a realizzare i tuoi sogni. Grazie. Dulcis in fundo, il momento dedicato alla moda e la bellezza. Torna il tanto atteso e apprezzato momento dedicato alle bellezze del nostro territorio.
Oggi è la volta di Miss Maggio Agrigento Flash 2013 Melania Bonvissuto. Conosciamola in un'intervista realizzata per Gallery da Loredana Messana durante un backstage. Per il mese di maggio, Melania Bonvissuto. Melania, 23 anni, dedicata oggi fotomodella per un giorno, ma non è così? No, perché ho già avuto diverse esperienze nel mio piccolo, anche a livello locale, comunque tanti concorsi di bellezza, tante sfilate, indossatrice di abiti da sposa e piccole parti in TV. Anche, diciamo, valletta in un programma sportivo e lavoro come hostess. Meglio le passerelle o meglio posare? Sicuramente meglio posare. Il tuo futuro cosa vedi? Vuoi continuare in questo mondo dello spettacolo, della moda o hai altre ambizioni? Mi piacerebbe tantissimo riuscire a, diciamo, a continuare questo mio grande sogno che mi trovo fin da quando sono piccola nel campo della moda. Però certo, non essendo un lavoro sicuro, sì, ho anche delle altre aspettative come magari riprendere gli studi. A me piace molto la psicologia e spero un giorno di poter riuscire in quello che sto. In a dark room, we fight. Make up for our love. I've been thinking about you, about us.
I've been feeling, feeling for you, my love. And our bodies got tired, our shadows will dance. I've been aching, aching for you, my love. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle. For this, I never meant to be hurting ourselves, hurting ourselves. And I'm complicated, you won't get me. I have trouble understanding myself, understanding myself. And my love is just a sorry for this, I never meant to be hurting ourselves, hurting ourselves. And I'm complicated, you won't get me. I have trouble understanding myself, understanding myself. Servizio, siamo arrivati al termine, si conclude questa nuova puntata di Gallery. Vi ricordo che potrete contattarci e interagire direttamente con la redazione di Gallery all'indirizzo, lo vedete qui in sovraimpressione, www.facebook.com/page/gallery. Ma ovviamente potrete seguirci in TV grazie a TVA Televideo Agrigento LCN92 e Amica TV LCN628, ma anche online nei nostri siti internet agli indirizzi www.televideoagrigento.tv e www.agrigentotg24.it. È davvero tutto per questa puntata di Gallery, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento dunque alla prossima settimana con tantissimi servizi e novità targati Gallery. Alla prossima! I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me.